Ritornate dal lungo viaggio del castello di Elsa, la mamma di Lanlis. Lanlis, ora, l'unica differenza che ha è che ha tutti i capelli bianchi piuttosto che una ciocca soltanto. Invecchiato. Precocemente si è immerso nel pozzo di Lazzaro ed ha fatto compagnia a un bel po' di personaggi della DC. Oh shit. Oh no, mi dispiace, non ho più l'anima. E ritornate alla piazza del mercato. Allora, di fronte a voi c'è qualche guardia stesa per terra e una figura alta 2 metri e passa che presenta niente, braccia scoperte, un lungo cappotto spaccato all'altezza vita, quindi che è un trench che praticamente non è unito ma è tagliato a metà, col cappuccio alto. E sul simbolo, qua sulla spalla, praticamente c'ha, diciamo, tra virgolette, pirografato, marchiato a fuoco, l'impronta di un'enorme zampa di lupo. E sotto 2 corna di cervo. Riconoscete, ovviamente, la pelle bella colorata, con le cicatrici all'altezza di, al lato sinistro del bicipite, al lato destro, ho detto giusto, sì, al lato destro del tricipite. I bracciali pure sono cambiati. Poi si gira e prende di nuovo Ada. Ta-da! Dovevo cambiare anche l'immagine adesso che ci penso. Il token, ma vabbè. Ovviamente ha di nuovo cambiato il marchio. Questa volta c'ha veramente una linea tutta continua sotto l'occhio e va fino al setto nasale. E va veramente fino in giù e poi chiude tipo e gli fa tipo un pizzetto. Sempre arancione. Esteticamente non è cambiato nient'altro. Gli occhi sempre neri con la pupilla dorata. Appena si gira, la prima cosa che fa è abbracciare Tulion. Si abbassa e abbraccia Tulion. No, E poi vi saluta. no, salve. C'è qualcosa di diverso. La mia scoliosi. Lecchiando, Turio. Tutta questa. Che hai fatto i capelli? È invecchiato. Non è vero. Sì, è vero. Non è vero. Vabbè. Che vogliamo fare con questa? Praticamente vedete la capanna che è praticamente incatenata per terra. Ok? Emana una forte energia magica, quindi praticamente è una magia che ha castato prima la strega, la Zena, che non si è sciolto. Non si è sciolta dopo il combattimento. Conosco anche il tipo di potere. L'ha utilizzato Turion prima, quindi direi che lo riconosci. Cioè l'ha utilizzato contro il drago, quindi sì, la riconosci. Ah, ok, ho usato quello. Sì, ha usato. Ah, non so, ho pensato un'altra cosa. No, non ha usato permanenza. Ah, no, Non cominciamo la discussione. no. No, 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 Allora. scusa. Pensavo troppo. Allora, quindi volete provare a rompere le catene? Nel caso lascio fare a voi. Poi. Io guardo, boh. Effettivamente non lo so. Ma sembra che sta volando, che deve volare via. Cosa sembra che stia facendo? Perché ci sono le catene? Ci sono le catene mente per fermarlo. Ah, ok. Ma ci si può entrare dentro questa capanna? Domanda. Sì, però poi non si muove se non sciogli le catene. No, quello lo so, era per capire se. Siccome il mio personaggio non lo sa, teoricamente. No, non lo so. Vogliamo lasciar volare via questa capanna? Siamo gli unici che Ne so abbiamo le meno di chiavi. te. Vabbè, quello sicuramente. Ah, è vero. Quante ce ne sono di catene? 4? Sì. Ok, e allora sì, beh, Ok. direi che possiamo provare ad
a liberare questa capanna. Madonna, non pensavo di doverlo dire. Con le chiavi. Le chiavi sono per la porta. Ah, già, è vero. Boh, non lo so, allora spaccate le catene. Io non sono forte per queste cose, lo sapete. Apriamo le catene e spacchiamo la porta, facciamo il Sono catene contrario. magiche. Infatti, non c'è un Fatemi. dispel, che caspita. Io ho capito, non so ancora se ce l'ho. Che brutta roba. Io ho Spellcraft a 1, a 0 Dai, manco 1. quant'è di spell cos'è di? Ora il No. bonus, dove cazzo lo trovo? No, non lo dispelli. Bonus incantesimo. E va via una della. E va via una. E ci riprovo. Io sto cercando di trovare il mio bonus, non lo trovo. Scusa, perché hai messo 7? Non è 8 il tuo livello? Il tuo caster No, level? no, perché c'ho il caster level 7. C'ho un livello Ah, da diminisce the spell stregone. casting. Ok. No, no. No, c'ho un È livello da vero, non stregone. cumulano. No. Sto per 26, tirare. va bene? Sì. Ok. Quindi, Sto al per secondo tirare. tentativo, le catene si dissolvono in una luce bluastra, azzurrina, anzi, direi tipo ghiaccio. E praticamente potete accedere alla casa. Allora, praticamente, di fronte a voi, come vedete, c'è un enorme calderone, da cui viene proprio un bel profumo di zuppa appena fatta. Proprio bello, perché vedete proprio sta anche bollendo. Sulla parete sinistra, cioè sul tavolo a sinistra, vedete praticamente un po' dappertutto. In realtà vedete erbe, cristalli, insomma, un pochino di roba che può servire per fare medicine o oggetti magici. Ci sono delle finestre sul retro, una porta doppia di fronte. Alla vostra sinistra c'è una libreria che occupa un bel po'. E poi il camino con una poltrona davanti. Individuazione del magico, lo sento qualcosa. È Allora, tutto magico adesso. purtroppo sì, infatti non riesci a capire effettivamente su cosa ti dovresti focalizzare, perché tutto è magico. È un artefatto gigantesco questo. È gigantesco Perfetto. artefatto, non riesci a capire. Tutto ciò che sai è che comunque le sedie e i tavoli non sono magici. Almeno quello, dai. Non siamo dentro un costrutto. Ma No, in lo realtà sei. quelli sono mimic, no? Aspetta. Allora, intanto Adesso. Ada si guarda un po' attorno, vedendo se c'è qualcosa di particolare, strano. Allora, Ada, la prima cosa che fa è avvicinarsi al pentolone e prova a spostarlo per vedere se si può fare qualcosa, però è praticamente inchiodato lì. Quindi, praticamente è come se facesse proprio parte della casa. Lasting 2020, giusto? Sì. Buono. Guarda in giro, vede. Sostanzialmente, poi sul tavolo vede una coppa di creta, d'argilla, un po' danneggiata, sembra consumata dal tempo. E nel fuoco vede qualcosa che gli stuzzica un attimo la curiosità. Praticamente chiede all'Anlis: Anlis, vieni qua un attimo. Arrivo. Cosa hai visto? Nel fuoco c'è qualcosa. Fammi Ok, ci guardo, cosa c'è? un tiro di percezione. Sì. Quanto costa il Sì, ma potenziamento? comunque non c'ho un cazzo. Diventi puro. Cazzo, si diventa proprio pensarlo. No, non vedo niente. Vabbè, allora vorrà dire che te lo faccio guardare più da vicino. Praticamente mette la mano nel camino e tira fuori. Vabbè, lei può. Praticamente tira fuori una pietra su cui è inciso un simbolo. Non lo so, vuoi concentrarti su quella pietra oppure. Allora, che c'è inciso un simbolo? Sì. Ok, se
Sembra una runa arcana, qualcosa del genere. Sì, sembra una runa Se no, arcana. faccio Sempre. Red Magic. Read Ok. Magic. Che se è una runa arcana dovrei poterla leggere, teoricamente. Con Read. Praticamente ci sono scordati. Ah, una cosa che sicuramente ha da nota è che comincio a lanciare magie. Sì, Se no, non lo praticamente. facevo, effettivamente. Rimane un attimo perplesso e fa. Ok. E praticamente, dopo il viaggio che ha fatto, sembra tipo non si stia meravigliando più di niente. Ok. E tu consideri che ha anche praticamente dietro il simbolo di Erastil. Ok, the spell allows you to identify a glyph of warding via di ADC 13 spellcraft sec. A glyph of warding. Ok. O any symbol spell with a spellcraft check, la DC 10 più spell livello. Ok. Dimmi tu che cos'è. Allora, è una runa. Ma devo capire che caspita è perché sembra. Cioè, dimmi se devo tirare, praticamente. Non sembra. No, ok, non hai bisogno di tirare nulla. Allora, Ah, ok. fammi un tiro di conoscenze per i folletti e arcana. No, è natura. No, fammi un tiro di conoscenza natura. Sì, ma... Mana nera, ancora non me lo posso prendere, cazzo. Dov'è? Vabbè, in tutto questo, voi altri che fate? Conoscenza natura, vabbè, c'ho Sto 5. capendo se il mana nero esiste in questo mondo. Nel caso se non riesco, c'ho l'idea. Ma almeno Non ho idea. fate qualcosa, nel senso che rimaniamo. Nope. Sei un cazzo proprio. Non sei un cazzo proprio. A posto. Devo dire che dopo quello che è successo, la mia mente è andata a puttane. Più Ricordo un casino di, co del di cose normale. diverse. Ricordo un casino di cose diverse. Ma quello che ricordavo prima faccio fatica. Quindi, però ho un'idea. Però ho un'idea. Secondo me possiamo chiedere. Non mi ricordo come si chiama l'Uldra. Scusate. Silvia. È come dire Sì. Silvia soltanto con una G dura. Silvia? Sì. Silvia. Ok. La Ok. Silvia. E Possiamo chiedere a Silvia. tornare a Whitron con questa pietra. Beh, a meno che qualcun altro non sa qualcosa, io non lo so. Io non lo so. Perché domanda, se faccio individuazione del magico e provo a concentrarmi sulla pietra, riesco a concentrarmi o c'è troppa magia attorno? Allora, se ti concentri un po' passa a livello fatti venire l'emicrania, ovviamente nel sasso emana una forte aura di abjurazione. Abiurazione. Ok, Però mi non. concentro fino a... Però Non di riesco a natura identificare? da. Come quella di Silvia, come natura, ok? Non è una magia castata da qualcuno che ha studiato le arti Ah, oh. magiche. Sì, ok, ma riesco a identificare il tipo di magia? Magari faccio un tiro o Io lo sto leggendo 20 volte, ma non si trova niente su questo, caspita. Sarebbe veramente uno spazio interdimensionale. È un'abilità proprio ok. del folletto. Sì, allora sì. Ne ho praticamente Perfetto. conoscenza natura. Ho uno spellcraft per capire che tipo di magia è. Anche se una. Cioè, dipende se è una capacità magica così o è una capacità magica che richiama un incantesimo. Se richiama un incantesimo posso fare spellcraft, altrimenti no. No, no, è una capacità magica. Che non richiamo nessun incantesimo, c'è cioè una cosa proprio Già. particolare. E allora io non so come fare. Qualcuno sa che cos'è questa, cosa fa questa pietra? Io capisco solo che ha un'aura di abiurazione. Fate un tiro di conoscenze natura.
Anzi, più che altro dovrebbero farlo solo Turion e Ada. Però sappiate questo. Un di 20 meno 1. Perché meno uno? Scusa. Perché Ada c'è 9 in int. Ah, giusto. E qua è il mio di 20. Bene. Prende. Sì. Vabbè, in teoria no, perché tu sei del Taldor. Ok, allora quindi niente, vi avvicinate. Vabbè, anche se è del tardo. Vabbè, anche se del Taldor, comunque può averla azzeccato per qualche. Perché è una leggenda, diciamo, un pochino sparsa. Allora. È un bardo. Appunto, per quello dico, può saperlo. Allora, guardando il simbolo, praticamente sia Ada che Turion che Caleb riconoscono il simbolo. E Ada ti guarda pure con sufficienza, capito? Pff, non lo sapevi tu, lo so io. L'ho riconosciuto io. Praticamente quella runa, ok, quel simbolo, quel glifo. Patetic. Sì, esatto. Così praticamente. Niente, la faccio diventare piccola. Guardando la runa, tutti e tre riconoscono che quel simbolo appartiene ai cosiddetti spiriti della casa, ok? Letteralmente come Calcifer del castello di Howl. E praticamente sono spiriti che quando decidono di vivere in una casa non l'abbandonano, decidono di proteggerla in qualsiasi modo. Quindi, praticamente, nel momento in cui la stiamo afferrando, stiamo tutti guardando, inizia a vibrare. E da lì fuori esce una creatura umanoide, però prende le zampe di gallina, ok? Anche le mani un po' da gallina, anche invece la faccia un pochino da Mani da corvo. gallina. E ti ricordano la zampa di Sì, ti gallina. ricordano le zampe di gallina. E prendete che sia tipo la piccola fiammiferaia, quindi il cappuccio rosso tutto slabbrato, è tutta veramente mitologia slava, russa, è bella sta Sì, cosa. infatti. Allora, mettiamo in chat di Pathfinder giusto. Ok. E questo è simpatico, questa simpatica creaturina. Ok, Ma che cazzo? che nel momento in cui esce, brandisce. Ma che cazzo? È un coboldo strano. Non è un coboldo. Oh mio Dio. È Comunque. l'unione tra Paperino e un coboldo. Paperino coboldo. Più che Paperino direi Woodpecker. Ma Senti, manco. cioè. Picchiarello, sì. Sì, più picchiarello. Comunque, allora, nel momento in cui esce, inizia a brandire la sua scopa e fa: andate via dalla mia casa! Come avete fatto a entrare? Ci sono trappole dappertutto qui! Oh no, ho una scopa. Adesso si guarda in giro. Prima guarda la creatura, ok? Poi si guarda in giro. Non sono scattate queste trappole. Dove sono? Ah, ci sono delle trappole. Ah, c'erano delle trappole. Che cos'è quest'arma? Non l'ho mai vista in questo gioco. Mm. Sarà sicuramente un boss finale. Piccole Sarà un citazioni boss di fine livello. crescono. Taggo De Pruld sotto sto video, ve lo giuro. Gli chiedo il permesso anche di utilizzare il suo sketch. Dicevo, sono trappole per allontanare tutti gli intrusi da questa casa. Solo Baba Yaga e i cavalieri possono entrare. E poi si ferma un Ah, attimo. ma noi siamo i cavalieri, ecco perché. Non è vero, non gli somigliate. Poi siete in quattro, non in tre. Chi Ma vuole? siamo i nuovi cavalieri. Sì, dello zodiaco. Un tiro di diplomazia almeno, non ti cazzare. Io sono Andromeda. Se ci tieni tanto, allora. Non prendere per il Dove culo sono? Andromeda, che è uno dei più forti. Infatti, per questo dico io c'ho la catena. Lo so. Allora è 13 più Fidati che io avevo visto l'1 inizialmente, ma col 13. Ah, quindi c'hai un bonus. me la sono messa diplomazia. Mancava. Ok. Che cazzo? Cioè, non ho delle cose, ma ne ho delle altre, no? Io ti Ok, faccio tutto. 34, va bene. Ok. Ah, a posto.
Allora, sappi che comunque Kitch aveva il mantello del Cavaliere Nero, quindi virtualmente tutti. Virtualmente. Sì, perché chi c'era l'ha preso, chi non c'era, diciamo che l'ha preso comunque. E, praticamente, Ah, quindi ok. Luigi ha fatto un tiro di un totale di 44. Vabbè. Ah, 44. Perché dava un bonus di più 10, proprio perché avete il mantello. Niente, quando dici si Ah. ferma e realizza un attimo. Ma quindi sono morti. Sì. Well, yes. Vabbè. Dai, che faccio la stella. Dai, che faccio la stella. Cosa vi Ciao. serve? Cosa siete venuti a Nulla. cercare qui? Siamo qui per aiutare Baba Yaga. Appena dici siamo qui per aiutare la Baba Yaga. Ah, benissimo, seguitemi. Ma come? Ha cambiato completamente carattere. È comunque lo Cioè. spirito della casa. Lei è legata a Baba Yaga. Niente, vi porta di fronte alla libreria. Se volete aiutare Baba Yaga, prima dovreste sapere alcune cose. Mettete una mano su un libro e considerate che è alta quanto Tullion, praticamente. Quindi vedete che un attimo Ah, saltella, ok. prende un libro e lo tira giù. Ok, però si ferma praticamente a metà giusto per inclinarlo. E la libreria si apre.